sia Eison Obranich segnano indelebilmente la carriera di un artista e gli cambiano la vita. Per malmeta che il brano e non mi avete fatto niente, con cui, insieme a Fabrizio Moro, si è aggiudicato Sanremo 2018. Nel periodo successivo un tour imperterrito tra concerti e teatri, si ha finito per mettere il privato in secondo piano. Malmeta perde un pezzo del suo cuore alla vita in diretta, il cantautore albanese ha raccontato di aver avuto un fitto calendario. Tanti impegni ci hanno consumato e l'ex giurato di amici, intenzionato a staccare la spina. E tuttora si esibisce, en IA e teatri. Concluso il tour, prenderà una pausa di un anno, più utile per scrivere nuove canzoni. E forse per ridare spazio alla vita privata, fermata in favore della carriera. Sul palco dell'Ariston Malmeta ha trovato la definitiva consacrazione professionale, ma, al tempo stesso, ha perso le amore. Dopo la fortunata esperienza alla Kermes, ha infatti concluso la relazione con Silvia Notargia como, 34 anni, sua storica compagna. Lei è una conduttrice radiofonica, che attualmente lavora a RTL 102.5 e Radio Z. In passato ha maturato esperienza a Music TV come giornalista musical, prima che arrivassero alcuni contratti con Rai 1 e collaborazioni con Telenorva. Per non dimenticare la schiarsi non implica necessariamente rinnegare i bei momenti trascorsi insieme. Sia Eitrider Malmeta, che, se bene guardi avanti, prova gratitudine verso la sua ex compagna. I motivi che hanno causato la rottura rimangono velati nel mistero. A ogni modo, Ermal ha dedicato una canzone sulla separazione da Silvia, intitolata Nueve Primavere. Senza il suo supporto senteice non se le avrebbe mai fatta in questi ultimi anni. Il suo modo personale per dirle grazie. In un'intervista con Cesa Verissimo, ha raccontato che è stata il suo ombrello quando pioveva e la sua coperta quando sentiva freddo.